Professore Vesco, ennesimo sopralluogo per le grandi stazioni Principe Brignole. I tempi si sono dilatati per tante vicissitudini, tra cui fallimenti di ditte e appalti complicati. Qual è la sua impressione? Ma la mia impressione è che Grandi Stazioni abbia gestito questa partita con eccessiva superficialità. Insomma, è vero, ci sono stati dei problemi, ci sono state difficoltà con l'appaltatore, subappaltatore, però il ritardo non è più tollerabile, non è più ammissibile, e lo dimostrano le decine e decine di mail di protesta che arrivano in regione, lo dimostra la rabbia dei pendolari, degli utenti, nel trovarsi stazioni con una grandissima affluenza aumentata, soprattutto quella di Principe, anche con l'afflusso turistico di queste festività, del turismo croceristico, che non fanno bella vista di sé, sono tutti questi cantieri. Oggi per l'ennesima volta i rappresentanti dell'azienda hanno dato delle date, spero che possano essere veramente confermate. Troppe volte abbiamo assistito a promesse un po' troppo ottimistiche che poi non sono state rispettate. Allora, di fine 2014 per Principe e comunque si va al 2015 per Brignole. Ma ragionevolmente penso di sì, ora ci sono degli interventi forse più rapidi, un avanzamento dei cantieri è evidente ma non è ancora risolutivo. Noi abbiamo delle priorità che sono innanzitutto il funzionamento delle scale mobili e l'installazione degli ascensori per ridurre l'impatto alla mobilità, che è assolutamente necessario a Principe, il parcheggio a Principe e a Brignole. Principe è avanti, Brignole è veramente in un ritardo incomprensibile, e poi importante è il collegamento con la metropolitana. E hanno dichiarato che ci sono ancora solo 4 metri da perforare, però poi deve aspettare la completa realizzazione del parcheggio, perché appunto da lì si dovrà passare per raggiungere la metropolitana. Quello è un collegamento indispensabile, anche perché insomma utilizziamo anche dei finanziamenti regionali e abbiamo necessità di rendicontare, quindi devono essere spesi rapidamente. E ha seguito anche le richieste dei commercianti che lavorano a Principe? Quella dei commercianti è un'altra partita che denota l'arroganza di questa azienda, perché quei piccoli commercianti, molti dei quali sono lì da 30 anni, hanno avuto un atteggiamento differente da come hanno trattato il grande gruppo che gestisce la ristorazione all'interno della stazione, insomma, che non ha avuto il trasferimento iniziale e soprattutto ha già avuto accesso agli spazi nuovi da molto tempo, mentre gli altri sono rimasti ancora segregati nel retro dove non passa più nessuno, e quindi i loro incassi sono drasticamente ridotti, con una forte perdita dal punto di vista economico. Oggi ci hanno anticipato che proprio ieri, non so se è stata una casualità, a Roma è stata raggiunta un accordo con le loro organizzazioni legali. Non ne sapevano ancora nulla, probabilmente le associazioni nazionali non gli hanno ancora comunicato. Vigileremo affinché siano stati rispettati i loro diritti e sia stato tenuto in considerazione la grave perdita economica che hanno subito in tutti questi mesi.